associazione Liberi Imprenditori Italiani, che tutela cittadini imprese contro abusi di potere, ma la giustizia in particolare dagli abusi del fisco a danno dei contribuenti. E a proposito del fisco, poiché diciamo la domenica prossima c'era una importante tornata elettorale, diciamo dopo la sfiducia al governo Draghi, il 25 settembre si vota per eleggere i nuovi deputati e senatori. Votano anche i diciottenni questa volta, quindi hanno, diciamo, i giovani sono stati chiamati in causa in maggior numero, ecco, quindi hanno inserito, mentre prima c'era il limite dei 21 anni, oggi i 18 anni, i diciottenni possono anche votare, quindi ecco, in questo modo chi ha 18 anni ha una maggiore valenza anche politica, ecco, a livello sociale. Noi come associazione della società civile auspichiamo un fisco più equo, cioè una fiscalità più equa, quindi l'attuazione da parte del governo che sarà formato dopo le elezioni, l'effettuazione, ecco, di un nuovo patto fiscale per l'Italia, non una semplice riforma però del sistema, non un programma di semplificazione e riduzione, ecco, della asfissiante pressione fiscale, ma che è divenuto ormai un freno alla crescita economica nazionale, ma una sfida molto più ambiziosa, ecco, inaugurare quindi una nuova era nei rapporti del fisco e i contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, quindi ridurre notevolmente la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all'insegna dell'equità. Faccio un esempio: introduzione della flat tax sull'incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di un ulteriore ampliamento per le famiglie e per le imprese, quindi questo sarebbe veramente una panacea, e quindi oltre a azzerare l'IVA sui beni di prima necessità, a non imporre tasse su questi beni, che sono i beni che ci necessitano per sopravvivere, insomma. Poi il taglio del cuneo fiscale per le imprese, l'eliminazione dell'IRAP, il potenziamento del fondo di salvaguardia. Un'altra problematica su cui noi siamo molto impegnati è quella di sostenere il sistema imprenditoriale italiano. Noi auspichiamo che si rimuovano i vincoli strutturali che limitano la crescita economica e liberano quindi le forze produttive italiane, creando le condizioni necessarie per consentire alle imprese di svilupparsi e di competere anche a livello internazionale. Diciamo che altre problematiche sociali molto rilevanti che noi auspichiamo vengano prese in considerazione, come quella di ripartire, ecco, noi auspichiamo una ripartenza dell'Italia da investimenti in infrastrutture, cioè la spesa in investimenti pubblici in Italia è tra le più basse d'Europa, spesso le poche risorse che vengono messe a disposizione non vengono nemmeno utilizzate, questo per colpa dell'inefficienza della burocrazia amministrativa, ma anche dei troppi no che in questi anni hanno condizionato le scelte politiche della nostra nazione. Insomma, ora secondo noi è ora di cambiare marcia, cioè bisogna dare nuovo impulso e rilancio agli investimenti in infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Per quanto riguarda quelle stradali in particolare, i trasporti su, ecco, noi auspichiamo un sistema di trasporto per un'Italia più veloce, più collegata, più smart, quindi un'Italia competitiva deve essere accessibile, intermodale, veloce, smart e sostenibile. Quindi, infatti, molti cittadini dei territori delle aree interne, che sono denominate aree a domanda debole, siano essi pendolari o non, vivono ancora in una situazione di isolamento e di marginalità. Quindi l'accessibilità deve essere garantita da un sistema di trasporti efficiente e sicuro, quindi dall'alta velocità, che vale dall'alta velocità alla mobilità locale e quella di prossimità. Il sud deve diventare un'opportunità di crescita per l'Italia, quindi volano di sviluppo e rilancio socio-politico e economico di tutta la nazione, quindi invece di essere discriminato, purtroppo anche tra noi italiani, diciamo, spesso affiora un sottile razzismo verso il sud Italia.
lo avvertiamo proprio sulla nostra pelle, purtroppo. Questo deve essere eliminato. Siamo tutti cittadini italiani appartenenti ad un'unica nazione, quindi abbiamo diritto ad essere rispettati a prescindere dalla regione di appartenenza. Insomma. Altra problematica molto importante su cui la Adrim Italy è impegnata è la mala giustizia. Noi auspichiamo che venga attuata, diciamo, la giustizia giusta e celere per i cittadini e per le imprese. Quindi serve, secondo noi, una riforma della giustizia che metta fine alle tante anomalie a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, che sappia coniugare le necessarie garanzie con rendendo equi e veloci i processi. Quindi la nostra nazione, ricca di storia, cultura e quant'altro, merita una giustizia più giusta, che sia vicina ai cittadini e alle imprese. Poi, diciamo, altra problematica molto importante che a noi interessa è quella di dare credito a famiglie e imprese. Cioè, le banche devono tornare ad essere la cassaforte del risparmio degli italiani, quindi che siano volano di sviluppo e benessere, non devono negare, ecco, finanziamenti in particolare alle piccole e medie imprese che sono, diciamo, la maggior parte del tessuto socio-economico della nostra nazione, quello su cui si basa la nostra economia sostanzialmente. Quindi se una banca nega un finanziamento, pur essendoci nei requisiti, una piccola, una media impresa, costringe questi imprenditori purtroppo a finire nelle mani degli usurai privati, che non aspettano altri gli strozzini che applicare tassi, diciamo, usurari e speculare, fare sciacallaggio, ecco, sui bisogni, sulle difficoltà degli imprenditori che si rivolgono a loro. Quindi, per cui, onde evitare questo tipo di situazioni, diciamo, è opportuno che le banche ritornino ad essere volano di sviluppo per l'economia. Ora, io faccio parte anche di un'altra associazione, la Ali Onus, altrettanto meritevole da un punto di vista socio-politico-economico. È un'associazione della società civile, associazione medico-scientifica, che a tutela di persone affette anche da gravi patologie come i disabili o persone che hanno altre gravi patologie anche molto invalidanti, come faccio qualche esempio, la sclerosi laterale amiotrofica, per esempio. Noi con l'Alion auspichiamo uno stato sociale, il cosiddetto welfare, che non dimentichi nessuno. Cioè, uno stato giusto è quello che garantisce una rete di protezione sociale a sostegno dei più fragili, delle persone in difficoltà. Anche grazie a questo al vasto mondo del terzo settore, dei corpi intermedi e del volontariato, ce n'è tanto in Italia, valorizziamolo sempre di più. Bisogna riscoprire quindi la reale empatia sociale verso queste persone che versano in situazioni molto più difficili delle nostre e hanno bisogno di essere assistiti e aiutati. Bisogna quindi riscoprire anche la solidarietà nazionale, combattendo, diciamo, ogni stortura, ogni anomalia. Ecco, per esempio, faccio un esempio che può sembrare banale, ma un disabile che intende viaggiare in treno, in molte stazioni italiane, purtroppo, in particolare nelle zone più degradate d'Italia, dove ci sono meno servizi, meno infrastrutture, può capitare che si reca presso una stazione ferroviaria per prendere un treno, ma non c'è stato il dovuto abbattimento delle barriere architettoniche, per cui a volte è impossibilitato anche a prendere il treno. Questo non deve più succedere. Cioè, i disabili sono cittadini come noi, quindi hanno diritto anche loro a viaggiare, a muoversi. L'auspicio che con questa associazione, con la Ali Onus, noi ci proponiamo è l'applicazione di un sistema sanitario pubblico al servizio della persona. Cioè, il sistema sanitario, la sanità pubblica deve tornare ad occuparsi del benessere del cittadino nella sua totalità, quindi offrendo delle soluzioni di prossimità in tempi ragionevoli e qualitativi, però. Ecco, non servizi, diciamo, come dire, approssimativi, ma servizi qualitativi ed efficienti, che rispettino il diritto alla salute previsto e garantito a tutti noi dall'articolo 32 della Costituzione.
in base al quale tutti noi abbiamo diritto a star bene e, diciamo, se abbiamo qualche malattia, qualche patologia, il sistema sanitario pubblico deve garantirci la dovuta assistenza, non più persone, ecco, come dire, a volte messi nei corridoi, sulle barelle, invece nei reparti ospedalieri, insomma, persone ricoverate per diversi tipi di patologie, insomma. Cioè, tutte queste cose non devono più succedere, ecco, casi, non a casi di mala sanità. Quindi, per cui, come dire, speriamo che dopo il 25 settembre ci sia una svolta concreta e completa, perché non, ci sono delle problematiche che ce le portiamo appresso da molti anni, ormai sono radicate nel tessuto sociale. Speriamo che tutto ciò sparisca e che finalmente venga, diciamo, in trincarica un governo che sia all'altezza della situazione, che non si immiserisca nei soliti giochi di potere, non si perda, diciamo, e non perda l'occasione per poter veramente rifondare la nostra nazione, perché veramente l'hanno ridotta molto, molto male. Abbiamo tantissimi problemi a livello sociale, bisogna lavorare tanto, quindi speriamo che vada al potere gente che ha buone intenzioni, diciamo, e vuole che adotti tutte le misure, diciamo, utili per rendere migliore la vita sia alle famiglie che alle imprese. A questo punto io riassumo e quindi vi indico i contatti. Io, quindi, per contattare la ASL Midali, l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani, che tutela, ripeto, cittadini e imprese da abusi di potere, ma la giustizia in particolare però dagli abusi del fisco a danno dei contribuenti, io mi rivolgo quindi ai cittadini e agli imprenditori, in particolare in ascolto, che hanno problemi non solo col fisco, ma anche, diciamo, problemi proprio nello svolgimento della loro, diciamo, attività professionale. Hanno molti insoluti, ecco, sono molto indebitati. E poi mi rivolgo allo stesso modo ai cittadini e agli imprenditori che hanno anche problemi di carattere sanitario a contattarci, contattare la ASL Midali e la Aleolus chiamando il numero del presidente, che è unico per tutte e due le associazioni, ed è il dottor Fucci Alessandro, al 346 373 0900, oppure chiamare il numero 0823 48 40 43, o l'altro fisso 0823 80 51 80, oppure visitare i rispettivi siti aslimitalynews.it per la Aslim Italy e fondazionemedicali.it per la Aliolus. Grazie a Radio Saiuz per avermi invitato e un saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato. Buongiorno a tutti.